Ragazzi, finalmente vi posso presentare la mia personal trainer, Sara. Ciao a tutti. Di CrossFit Navigli. Sara, presentati. Ciao a tutti, sono Sara Ventura, CrossFit Navigli e la mia palestra. Sarà un grande piacere allenarci insieme. Abbiamo tanti obiettivi e adesso vedrete quali. Io avrei due obiettivi. Uno di tipo a livello di performance, sì. E uno a livello estetico. Tipo di performance, il mio obiettivo sarebbe le trazioni e la verticale tenuta. Ma verticali con la finalità dell'extend push-up o verticale? Verticale, ma anche, cioè, davvero qualunque cosa. Nel senso, a me piace lavorare a corpo libero. Cioè non mi fermo lì, cioè quando parlo verticale non è che faccio ok, ciao, cioè, va bene, verticale con i passaggi successivi, sì, quindi, ok. Esteticamente, fisicamente mi vedo bene, vorrei aumentare un po' la massa muscolare ovviamente, però c'è un po' in previsione di quegli esercizi, se tu mi dici, cioè per le trazioni quadruplichi di spalle, che sia, è importante saper fare le trazioni, cioè non è che ho dei canoni estetici da rispettare. L'unica è per le gambe, che vorrei non espandermi, diciamo. Nel senso, cioè, che... Cioè sopra ti va bene un po' più muscolosa, le gambe no? Esatto. Vabbè, anch'io uguale, quindi ci siamo gli stessi obiettivi. Cioè, mi piace l'effetto, ad esempio, tuo, che è molto, molto sodo. Io ho un problema, nel senso che il mio upper è anche bello definito, ma il lower rimango sempre flaccida e morbida. Quest'estate, non facendo allenamento, mi sono molto asciugata. Probabilmente perché appunto non allenandomi mi sono sgonfiata. Visto, rispetto a quando ci siamo viste anche, quindi. Sì. Diciamo che mi piacerebbe mantenere questa linea, però andare un po' a sostituire la massa grassa con la magra. Perché comunque sì, mi sono asciugata, ma mi sembra che il sedere... Sì, dare un po' più di tono, sì, di base. Sì. Vabbè, anche perché ti sei allenata poco poi. Sì. Cioè dare tono, però... evitando l'effetto gonfio, che probabilmente l'anno scorso avevo, comunque anche fino all'inizio estate avevo, perché secondo me allenavo troppo. Anche secondo me. Perché nelle donne la cosa importante tanto è il recupero, perché a volte ottieni più risultati facendo delle pause piuttosto che con degli allenamenti sfinenti tutti i giorni, 2-3 ore al giorno. Una cosa che io continuo a dire, perché l'allenamento per le donne è totalmente diverso da quello degli uomini, totalmente. Gli uomini a volte più si allenano più diventano fighi, invece nelle donne è tanto importante il recupero. Quindi tu prima quante volte le... 5? Sì. E la pausa la facevi nel weekend? Sì, 2 giorni. Sì, perché solitamente andando da mia ragazza, sì, però 5 giorni di fila, sì. Allora, più che altro bisogna capire noi quante volte ci vediamo. Potrebbe essere anche 2, pausa 1, 2, sì. E poi per dire nel weekend, se hai voglia, fai qualcosa, ma proprio sì. Corsa, sì, nuoto, sì, sì, sì. O qualcosa così, senza bello. Essere tanto impegnata mentalmente. Sì. Però le due e le due belle strutturate, sì. In base a quelli che sono i tuoi obiettivi. Siamo. Ora iniziamo, facciamo uno. Va bene. Quindi i palmi delle mani sono rivolti in avanti e le mani sono più larghe rispetto alle spalle. Ci sono diversi modi per farlo, adesso vediamo i pull up strict, quindi okay. Senza nessun movimento. Il punto d'arrivo sì. Dovrebbe essere questo. Questo è l'obiettivo. Allora da qua, mentre sopra. Certo. Ah, okay. Ragazzi, ho trovato un mostro. Allora, gli addominali sono tanto importanti e la posizione degli addominali si chiama in ollo, vuol dire che spingi la pancia in dentro, sì. Quindi non lasci le gambe rilassate. Ok. Quindi, adesso siccome per noi è troppo impegnativo fare questo, proviamo un secondo.
secondo col box. I pollici? I pollici a chiudere la sbarra, quindi chiudi bene sotto. Quindi, gambe piegate, fai un saltino e arrivi col mento sopra. Proviamo? Sopra, Silvia. Guarda che ti vedo, Sopra. Ok, senza restare aggrappata, Arrivi sopra e torni giù. Dai, 5, 6, 3. 4. Ultima. Stop, ok, torni giù, basta. Sarà sarà molto faticoso. Hai scelto e ti tocca. Certo. Questo movimento è fatto da due movimenti che sono addominali. Allora, il primo è questo qua, si chiama all position. Funziona così: le braccia vanno a chiudere le orecchie, stacchi le spalle e le scapole dal pavimento, ok? Quindi arrotondi la parte alta, la pancia la schiacci in giù, quindi devi aderire al tappeto. Già così è abbastanza difficile. Poi, se riusciamo, alziamo i piedi. Ok. Ok, devi stare un po' tipo barchetta. Sì. Allora, ok, ci siamo. Adesso alziamo le gambe. Gambe unite. Alzate le gambe. Ma dove? Così che te la faccio. Ok. Quando non ce la fai più. Adesso pieghi le gambe e porti avanti le braccia. Ma adesso cosa stai facendo? Non lo so, cosa vuol dire braccia? Ma perché ti aggrappi? Allora, da qua non ce la faccio più, continuo a farlo in questo modo. Ah, pensavo rilassati poi con la mano. Le gambe, così dovremmo uscire, le ritreggi. Ok, stop. Va bene, stop. Così mi sento anche meglio. Infatti, perché? Sì, lo sento più aderire. Qua. Contrario. Superman hold. Quindi, gambe unite, braccia tese. Dai, tutto davanti aperto. Così va bene. Tieni i talenti attaccati. Stop. Ok. Quindi la prima parte della keep è fatta da questi due movimenti. Ollo. Ok. E sì. L'altro superman. Ah. Quindi fa in modo continuato. È un ollo keep, ollo. Sì. È un ollo superman. Ollo superman, okay. Sì. Vai avanti col busto anche. Avanti col busto, lasciati andare avanti. Brava. Ancora due. Stop. No, ma ti sfoghi facendo questo. Quindi mi hai detto ollo superman. Ollo superman. Quando sei alta, quindi cerchi di dare reggio al momento. Quando sei alta, scalci col bacino quello che abbiamo fatto adesso, sì. E provi a tirarti su. Quindi te lo faccio vedere, ok? Quindi è quello che abbiamo visto prima, è ollo superman, più arrivo alta, più sono vicino alla sbarra. Quando sono qua, scalcio. Ah, del calcetto. Adesso l'ho fatto veloce, si vede poco, però è quello. Proviamo, dai. Ok. Ecco, va bene. Va bene, perché non hai forza, però il movimento è giusto. Quindi adesso hai fatto avanti, sì. Salto, e poi vedevi che il movimento si inchiodava, si fermava. Per renderlo continuo, che cosa devi fare? Vai in avanti,
salti, arrivi col mento sopra la sbarra, non scendi dritta, ma ti spingi via dalla sbarra, come se volessero fare un cerchio, il movimento, okay. E vai in avanti, così sì. Diventa continuato. Quindi avanti, salto, mi spingo indietro, rivado in avanti, lasciati andare in avanti, Ah, ok. Ok, dai ancora due. Su, mi spingo indietro, su, stop, ok. Ok, 3, 2, 1, via. 1, ok, basta. Un salto. Distendo e torno giù. Un burpees. Brava, perfetto. Giro da 2. Quindi giro da 3. Siamo quasi a 2 minuti, giro da 4. Cinque, quattro, tre, due, stop. Ho sbagliato sbarra. Com'è? Figo. Bravissima, dai, non ti sei quasi mai fermata, Super, super. Ok, facciamo mobilità per i dorsali, perché abbiamo lavorato tanto sulla schiena con i pull up. Quindi, Silvia è stata bravissima. Allora, fai pressione contro e muoviti lentamente con le gambe, un po' su e giù, un po' laterale, piano. Stop. Com'è? Meglio di prima. Meglio di prima. Ho deciso di affidarmi a Sara perché, come avrete notato, è molto professionale e preparata e io ero alla ricerca di una figura del genere da tanto tempo. Voi sapete che nel mio percorso ho avuto dei coach online, però un rapporto a distanza non era assolutamente quello che faceva caso mio. Ho per qualche tempo avuto un coach a Piacenza, ma è scomparso dopo 2-3 settimane e quindi adesso ho voluto partire con il piede giusto, perché è ormai un anno che cerco di lavorare su determinati skills e da sola ho capito che non ce l'avrei mai fatta. Mi alleno in una palestra di CrossFit, ma non faccio CrossFit, o meglio, non voglio essere etichettata come CrossFitter, ma nemmeno come qualunque altra cosa. Penso che mettersi delle etichette sia un po' come limitarsi a fare una determinata attività. Come se uno che fa bodybuilding non può fare qualunque altro sport. Io mi reputo una sportiva e quindi a me piace fare qualunque cosa. Mi vuoi far fare un allenamento di CrossFit? Lo faccio, ma il giorno dopo vado a nuotare, poi vado a correre, poi vado a cavallo. Magari mi piacerebbe. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato utile. Se così è stato, fatemelo sapere, perché così continuerò a filmare, non tutti, ma alcuni dei prossimi personal che faremo insieme, così che possa anche condividere con voi i miei miglioramenti, speriamo, e il mio percorso. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, non dimenticate di seguire Sara per ottimi spunti e tanta motivazione, perché lei è davvero una tosta. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!